parte qui che verrà illustrata dal Presidente. E poi passiamo, ecco, passiamo al bilancio, Presidente. Quali sono i principi ispiratori di questo bilancio 2011? Ma risanamento, la prima cosa. La Regione Abruzzo era la regione più indebitata d'Italia, adesso non è più la regione più indebitata d'Italia. Era una regione che spendeva ogni anno dal 50% al 100% in più di quello che poteva permettersi, adesso non lo sta facendo e inoltre deve rimborsare quelli che sono i mutui che sono stati contratti nel passato. Ma nel caso specifico c'è qualche cosa di più, perché grazie all'approvazione di questa finanziaria, di questo bilancio, prima del 31 dicembre, che io diciamo posto come condizione proprio per il proseguimento della mia esperienza di governatore, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi, quello principale, cioè evitare la tassazione nei confronti degli abruzzesi, un'ulteriore tassazione per effetto del disavanzo del debito, diciamo, scoperto, che si riferisce agli anni dal 2004 al 2007 della sanità. Era l'obiettivo fondamentale. Se noi non avessimo approvato questa finanziaria non avremmo potuto evitare questo aumento che sarebbe stato inevitabile e coattivo per effetto delle norme che ci sono sul patto per la salute, cioè il patto Stato-Regioni quindi io credo che abbiamo raggiunto un grande risultato, tra l'altro con una maggioranza compattissima. Ci sono stati sempre problemi, maggioranza non c'è, maggioranza c'è, si vota, non si vota, la maggioranza è uscita di 27 soggetti così come era partita all'inizio, un'opposizione che ha dimostrato in questo momento secondo me un certo senso di responsabilità, ci farà le critiche che si fanno solite, che il bilancio non serve a niente, che è vuoto, che è fantasioso, tutte le cose che si dicono sempre, che ogni opposizione dice a ogni maggioranza, però sta di fatto che abbiamo lavorato insieme, dove avevo detto che se non si approvava entro il 31 questa cosa io mi sarei non solo dimesso ma li avrei mandati a casa, in realtà l'abbiamo approvato il 29. Il patto per l'Abruzzo, cosa avete previsto? Allora, il patto per l'Abruzzo è un metodo di lavoro che chiama a una responsabilità non solo la classe dirigente politica di maggioranza, ma anche quella di opposizione, ma anche tutti quelli che sono gli stakeholders, cioè gli agenti sociali di un territorio, cioè la classe dirigente allargata, e quindi università, comuni, province, organizzazioni sindacali, autonomie funzionali, associazioni di categorie imprenditoriali. Questo perché? Perché la politica da sola non può essere autoreferenziale, ma soprattutto da sola è solo una parte della classe dirigente. Noi sull'economia possiamo incidere marginalmente. Dico sempre che ciò che accade in Cina è molto più importante per la nostra economia di quanto magari potremmo fare noi. E detto questo, il patto per l'Abruzzo serve ad fare questo metodo. Poi c'è stata una richiesta da parte del centrosinistra di e dovrà occuparsi anche di vedere com'è l'allocazione migliore di circa 1 miliardo di euro, di stanziare 5 milioni di euro per il patto per lo sviluppo. Io non credo che con i 5 milioni di euro si possa risolvere il problema dell'economia abruzzese, ma tuttavia abbiamo ritenuto di aderire a questo tipo di richiesta, che secondo me mi sembra veramente una cosa minima, assolutamente inutile. Però tuttavia nello stesso tempo è un segnale che noi volevamo dare di importanza a questo patto, a questo nuovo metodo di confronto che chiama tutti alla responsabilità. E quindi io sono molto soddisfatto, dicevo, anche dell'atteggiamento dell'opposizione, una maggioranza straordinaria, maggioranza che la terza finanziaria rigorosissima, che esce sostanzialmente come è stata proposta dal governo. Per me è un segnale di incoraggiamento e soprattutto di fiducia che riscuoto dalla maggioranza dei miei compagni di viaggio, che sanno che non c'è nulla da scialacquare come c'era nel periodo, ma solamente da fare risanamento e rigore. È una maggioranza che fa questo e sta in consiglio regionale fino alle 6 di notte. Credo che sia una maggioranza che vada apprezzata, soprattutto sul piano della restituzione del senso di dignità della politica. Stefania Pezzopane e l'onorevole Olli hanno detto che nel decreto Mire Proprio non ci sarebbe copertura finanziaria. Ammesso anche che fosse così, se sulla legge c'è scritto che gli abruzzesi, che gli aquilani non devono restituire le tasse fino al 30 di giugno, se c'è la copertura finanziaria non è un problema per lo Stato, non certamente un problema per gli aquilani.